Non sarò mai un collaboratore di giustizia. Ho tante cose da dire per tutelare me, la mia famiglia e forse, e qui si è, diciamo, concentrata l'attenzione non solo nostra ma anche degli investigatori, forse finalmente scoprire la verità su Denise. Io voglio la verità su Denise, donne e bambine, bambini non si toccano. Appassionati di Gossip TV, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo nuovamente del caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. C'è una novità molto importante che riguarda il caso. Si tratta di una seconda lettera, questa volta arrivata nelle mani della procura. Non si tratta di una lettera anonima come la prima, ma di una lettera firmata. Chi la scrive dice di conoscere molto bene Claudio Corona, il fratello di Anna, e di aver lavorato per molto tempo con lui, precisando che si trattasse di lavoro sporco. L'uomo precisa di non essere un collaboratore di giustizia e che mai lo sarà. Questo fa capire che dovrebbe trattarsi di una persona legata ad ambienti criminali di tipo associativo, come la mafia. Scrive questa lettera in quanto ha molte cose da dire per tutelare se stesso e la propria famiglia, precisando di volere la verità sul caso della piccola Denise ed affermando che donne e bambini non si toccano. Della lettera al momento conosciamo solo poche righe, ma sembrerebbe essere lunga un paio di pagine. L'uomo avrebbe anche chiesto di parlare con una persona in particolare, in quanto non si fida di altre. E voi che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti e se vi va iscrivetevi al mio canale. Per il momento è tutto, al prossimo video. Ciao!